Allora, questo è un argomento molto interessante perché spesso nelle credenze, diciamo così, nelle abitudini della gente, delle potenziali pazienti, si crede che le due tecniche siano sovrapponibili, che siano simili, che le scelte dipendano più da questioni tecniche che da altro. In realtà, l'acido ialuronico e la tossina botulinica svolgono due funzioni molto diverse. È importante chiarire questo concetto perché l'acido ialuronico è un materiale di riempimento, quindi serve a colmare dei vuoti laddove vi sono degli infossamenti dati dall'invecchiamento dei tessuti, eccetera. Non so, tipicamente i solchi nasogenieni. Oppure l'ingrossamento delle labbra che si sono assottigliate sempre in conseguenza del passare degli anni e via di questo passo. Quindi è un materiale che svolge la propria azione meccanicamente andando a riempire. La tossina botulinica invece ha un'azione completamente diversa perché non serve a riempire. Qualche paziente mi chiede, mi può riempire con il botulino? No, non posso riempirla col botulino, la posso riempire con l'acido ialuronico. Il botulino funziona paralizzando, nel vero senso della parola, i muscoli mimici del viso laddove viene iniettato. Quindi serve a spianare la superficie cutanea. Tipiche aree dove il botulino funziona meglio è tutta la regione della fronte e l'esterno degli occhi, le rughe cosiddette della zampa di gallina. Quindi l'uso combinato di questi due materiali, ognuno nelle aree di propria competenza, possono dare dei bellissimi risultati d'insieme e un effetto di ringiovanimento completo del viso molto importante. L'indicazione è tipica nelle pazienti di una certa fascia d'età che può andare dai 35-40 fino ai 60-65, giù di lì, laddove questo tipo di tecniche sono più indicate.